Francesco Martini, ciao, executive creative director Leo Burnet Torino. E allora, intanto piacere perché è la prima volta, insomma, che chiacchieriamo ufficialmente. E poi siamo qui per commentare un film che abbiamo visto, quello di Jeep Compass, scriptwriter. Un bel film, posso dirlo. Per cui partirei proprio da qui, dalla creatività. È stato un processo abbastanza lungo, come sempre, per i nostri lavori su FCA. È sempre complesso perché devi capire bene il prodotto e parte sempre da un lavoro strategico dove cerchiamo di capire bene che cosa è necessario ed è giusto dire, pensando anche alle persone che poi compreranno quel prodotto lì. In questo caso un Compass, no? Da cosa è nato? Ma sai, in realtà il punto è che quando lavori per Jeep, e noi lavoriamo, no? Siamo l'agenzia che lavora per Jeep su tutti i mercati europei, no? E quindi la sfida è sempre quella di tradurre il DNA Jeep, che è un DNA americano, però è fortissimo, no? È molto affascinante. Dobbiamo saperlo tradurre però per una sensibilità europea, no? Perché in Europa non è che prendi la Jeep e vai in cima a una montagna o in mezzo a un deserto o fai altre cose, no? E la sfida è tanto più grande su Compass perché Compass tra tutte le auto Jeep è la più, come dire, civilizzata, no? E quindi la sfida in questo caso era come facciamo a mettere insieme quel DNA Jeep così forte con un'auto che le persone utilizzano in realtà magari per andare anche in città. E quindi la risposta è stata anche strategicamente di parlare più che altro del potenziale che questa auto ti dà, no? Questa è un'auto che ti dà un potenziale grandissimo che può parlarti addirittura di avventura, ma tu, come dire, sei libero di sfruttarlo oppure no, no? Sta a te. E quindi tutto questo poi si è tradotto nell'idea che tu hai visto. Ti ringrazio per i complimenti, sono contento. E dove poi sostanzialmente l'idea qual è? Che c'è uno scrittore che è in un momento, come dire, di creazione di una sua storia, vede passare quest'auto gli dà il là per un'ispirazione, e noi vediamo comporsi questa storia davanti ai nostri occhi, no? Quindi quest'auto diventa protagonista di tutta una serie di avventure. Però chiaramente sono tutte avventure che sono nella testa di questo scrittore, e quindi alla fine il messaggio che poi è Inspiring New Adventures, in fondo ti sta dicendo che in termini di immaginazione, tu puoi arrivare dove vuoi. Questa macchina ha anche il potenziale concreto di portarti appunto in mezzo a un deserto, in cima a una montagna, scappando da qualcuno, correndo. Se vuoi, puoi farlo. Ma se non vuoi, come lo scrittore, puoi stare dentro a un diner seduto a scrivere in città, perché la macchina ti ha portato semplicemente lì. Senti, l'immaginazione ovviamente ci può portare ovunque, però qui c'è da dire che poi c'è stato anche un film fatto in una maniera eccellente, c'è cioè un crafting meraviglioso e una sinergia tra voi e la casa di produzione, ricordiamo che qui è Movie Magic, tra l'altro con due registi under 30, che tu hai voluto, che poi avevi scoperto proprio al loro esordio, giusto? Ed è fatto in una maniera cinematografica, è un film. Ma guarda, allora devo dire, sì, erano due registi con cui avevamo lavorato un paio di anni fa, e al tempo erano veramente giovanissimi, appena usciti, penso, dalle scuole, però avevano già un grande talento. Adesso li abbiamo trovati ancora più maturati, si chiamano Dorian e Daniel, sono due registi tedeschi, con questo grandissimo talento visivo, e quindi loro sono stati veramente capaci di prendere la nostra idea e riuscire a dargli un'espressività visiva fortissima, perché chiaramente in questa idea era, come dire, c'è questo scrittore che sta scrivendo una sceneggiatura e tu sai come funzionano le sceneggiature, quindi tu in qualche modo stai cercando, no, di proporre delle situazioni emblematiche, no? Quindi sostanzialmente questo scrittore nella sua testa passa magari da una scena che potrebbe essere quella di un classico poliziesco a quella di un classico western, a quella di, non so, tipo incontri ravvicinati del terzo tipo, no? Queste sono le scene che noi vediamo durante il film. E questi ragazzi sono stati, devo dire, veramente bravi in ognuna di queste scene a dare il sapore, come dire, di quello stereotipo cinematografico, no? E veramente, devo dire, hanno fatto un lavoro, hanno portato la nostra idea, che era una buona idea, un'ottima idea, secondo me a un livello superiore, e infatti per questo devo ringraziare anche Movie Magic, che hanno fatto veramente per noi un grandissimo lavoro.
Leo Burnet, poi ci torneremo a proprio come heritage, no? Quello della strategia e dell'internazionalizzazione, dell'internazionalità. Ma ecco, la creatività poi come unisce, come collante tutto questo? Vabbè, la creatività è sempre centrale, no? Quello è ovvio. Se poi non c'è quella scintilla, non succede niente. Di tutto il nostro settore, senza quella scintilla, rimane nulla. Ma tu parlavi di Heritage Léo Burnett, di cui io tra l'altro vado molto orgoglioso perché nessuno ha una storia come la nostra. E nel nostro Heritage la creatività è sempre stata legata alla strategia. Io sono tornato qui da 2 anni, ma ho iniziato a suo tempo proprio in Léo a Roma, da stagista copy. E mi ricordo che non si poteva presentare una campagna se non si aveva un insight rilevante su cui costruirla. Quindi la mia formazione è quella. Poi su quella si è innestata l'incontro con Bruno Bertelli e con Cristiana, con cui ho approfondito poi ancora di più l'aspetto strategico. Per cui sai, io non credo nella creatività così, come guizzo estemporaneo, perché generalmente quel tipo di creatività lì non esprime concetti rilevanti. Che poi sono quelli che ti servono per costruire una campagna globale. Quindi da questo punto di vista, il lavoro che abbiamo fatto, il lavoro che stiamo cercando di fare in questi ultimi 2 anni in Leo Burnett è di sempre di più, sai, alle volte ci riesci di più, qualche volta ci riesci di meno, non è un teorema così semplice. Stiamo cercando sempre di più di lavorare su una base strategica solida. Io in questo ho una persona con cui, diciamo, ho una grande affinità che è il responsabile, l'head of planning di Leo Burnett Italia, che è Ilaria Fruscio, e con lei stiamo cercando sempre di più di avere questo, di dare questo imprinting alle creatività sempre più solido, diciamo. Quindi ecco, la creatività per me è questo, è qualcosa che quando ha quelle fondamenta solide, allora poi dopo tu puoi costruire una casa fantastica sopra. Poi certo, non è che se tu hai delle fondamenta solide di strategia, allora poi la creatività è scontata, eh? Non è così. Però senza quelle, secondo me, non c'è una grande creatività. A proposito di internazionalità, allora per me la parte fondamentale in realtà del nostro lavoro, la parte più bella, secondo me, del lavoro che facciamo in agenzia è il fatto che sia un lavoro che facciamo per tutti i mercati europei, quindi le campagne che noi pensiamo non sono mai campagne pensate per, sì, a volte pensiamo anche qualcosa per l'Italia, semplicemente per l'Italia, ma è la parte più piccola del nostro lavoro. Il 90% del nostro lavoro è fare campagne per tutti i mercati europei e quindi ogni volta che noi pensiamo una creatività la dobbiamo pensare appunto con una strategia e un concetto che possano rispondere ad esigenze che hanno a che fare con tutti i mercati europei, quindi dall'Italia alla Francia, alla Germania, all'Inghilterra. E personalmente è poi la parte del lavoro che mi piace di più e penso anche quella che piaccia di più alle persone che lavorano con noi, perché significa poter andare al di là come dire, del nostro piccolo mondo e confrontarci a un livello più globale. Questo secondo me è la grande sfida che affrontiamo ogni giorno e che rende il lavoro che facciamo più interessante e che ci permette di confrontarci con le grandi realtà internazionali. E devo dire anche che in Italia oggettivamente siamo in pochi a poter fare questo, ad avere appunto l'hub internazionale di brand globali, e quindi questa cosa secondo me è quello che rende poi più interessante il lavoro creativo che facciamo day by day. Questa campagna ovviamente è molto vicina all'ambiente cinematografico, no? Al film, ma le marche oggi devono intrattenere. Tu sai, anche questo no, è un tema che immagino tu avrai sentito milioni di volte. Io penso, come dire, mi faccio riferimento anche qui a Leo Burnett, no? Che c'era una frase fantastica sua che ti dice: il problema della pubblicità non è se è misleading per le persone, ma è se le annoia a morte. Questo ha detto Leo Burnett, quindi non stiamo parlando di una cosa di oggi o di un anno fa. E questo ti fa capire che la pubblicità è sempre stata questo, cioè la grande pubblicità ha sempre intrattenuto. Una roba noiosa non vende nulla e non si fa guardare. Quindi